Buongiorno, oggi siamo qui a Piedimonte Matese in compagnia del signor Carlo Pastore, ex presidente del Club Alpino Italiano. Buongiorno. Il signor Carlo Pastore è stato anche insieme alla moglie uno dei fondatori appunto del Club Alpino Italiano. Quando nasce e qual è lo scopo di questa associazione? Allora, il Club Alpino Italiano nasce nel 1863. Dopo la fondazione già si parlava delle montagne, perché era precedentemente nato il Club Alpino in Inghilterra. E l'Italia quindi era sprovvista di questa cosa. Allora nasce, però noi abbiamo un primato, faccio una piccola inciso, e cioè che doveva esserci, c'era un'eredità in effetti, perché Petrarca, da dove di, in Francia, è il primo escursionista diciamo scalatore, perché sale, e quindi è un primato italiano, sul Mont Ventoux. È una montagna in Francia molto interessante, ma perché tira molto vento. Comunque, il Club Alpino nasce con un'idea, e allora perché assume una importanza in quel tempo, oltre alla bellezza che si riscontra anche oggi quando si va in montagna, la bellezza, il momento della nevicata e così via, insomma i fiori e tutto quello che si può godere con l'escursionismo. La cosa interessante è questa, che nasceva per un fatto anche scientifico, perché erano i primi anni che si cominciava a studiare la meteorologia, la scoperta dei barometri, cose eccetera. Infatti ecco un primato che poi... Ah ecco, e poi che cosa succede? Che per quale motivo Napoli diventa poi la sezione, nonostante ci siano tante località delle Alpi, quindi avrebbero avuto la precedenza, diciamo. La cosa importante è questa, che noi avevamo Beniamino Caso, che è un personaggio nato a San Gregorio Matese, che fu primo senatore del Regno, un gran cultore della botanica. E questo personaggio che cosa fa? È molto amico di Quintino Sella, che è appunto il fondatore appunto nel 1863, tanto da diventare anche vicepresidente del CAI nazionale. Quindi Napoli, grazie a questo invito, diciamo, grazie al conte Giusso, e quindi ecco una cosa forse oggi non è molto apprezzabile probabilmente, che nasce come una sezione un po' d'élite, cioè conti, principi, perché erano i benestanti del tempo anche, no? Però loro avevano questo scopo che riguardava l'ambiente, insomma, quindi che cosa accade? Quindi, come già dicevo, a Napoli ci sono questi personaggi, dopodiché Beniamino Caso è anche, essendo anche un botanico, è importante perché lui non solo fa una prima salita al Monte, è rimasto nella storia, io posso mostrare anche dei documenti del Beniamino Caso, che fa la prima salita sul Monte, questo qui appunto è raffigurato, ecco, abbiamo scritto, abbiamo fatto una documentazione su questo personaggio, insomma, anche perché il primo a salire sul Monte Miletto, come salita invernale, che a quel tempo risultava una cosa impossibile quasi, insomma. E va bene, Beniamino Caso. Poi abbiamo fatto, sempre nell'ambito della sezione, quindi non solo ho parlato di questo personaggio importante, che appunto diciamo è grazie a lui che poi abbiamo avuto un seguito, ci tengo a dire che appunto la nascita del Club Alpino a Napoli è poi nel 1871, quindi
tra l'anno prossimo saranno 150 anni. E quando fu creato invece a San Botito era No, è sempre, ecco, San Botito purtroppo è una sede, diciamo, cioè perché il sindaco di San Botito ci ha messo a disposizione questa località, questo ambiente, diciamo, insomma, ma in realtà dovrebbe essere a Piedimonte Matese, perché c'è la sede del CAI deve stare nel luogo di nascita. Comunque nel 1946, appunto, dove la tessera volevo mostrare, no, quella di Antonio Filangieri, questa qua, questa qui. Ecco, esatto, okay. Esatto, eccola qua, il conte Filangieri crea l'associazione del Club Alpino che si chiamava Scrittore Sottosezione nel 1946, quindi con una coincidenza, Napoli fa 150 anni e noi 75 anni, si prende. E tante sono le realtà, come ad esempio la manutenzione, la valorizzazione dei sentieri. Sì, questo poi appunto noi negli anni tra gli anni 80-90 abbiamo iniziato con questa voglia di far conoscere la parte più bella del Matese. Appunto valorizzando il territorio. Ecco, ma anche le fortificazioni sanitiche, cioè appunto, ma tutte cose che rimanevano un po' sconosciute, possiamo anche questo. Ecco, questo qui è un che noi lavoriamo alla sistemazione dei sentieri, cioè no, alla segnatura dei sentieri e quindi alla sua come si dice, e la cosa importante anche è che su questo tracciato successivamente gli amici carnovalini hanno ideato quello che si chiama dal Matese all'Europa, che sarebbe il cosiddetto Sentiero Italia. E noi abbiamo tracciato dei 6.000 chilometri che di questo lungo sentiero, che dovrebbe essere a questo punto il sentiero più lungo del mondo, almeno addirittura a piedi, e noi sul Matese abbiamo tracciato 60 chilometri che vanno appunto da Solopaca a Campitello Matese. Poi chiaramente ci saranno le sezioni di Isernia e così via che continueranno il percorso fino per gli altri 5.000 edizioni. Il club ha anche vinto il riconoscimento che possiamo mostrare, giusto? Sì, appunto per il Sentiero d'Italia, esatto. Eccolo qua. Questa pure una bella manifestazione che si tenne a Parma. Parma. Esatto. Nel 92. Esatto. E che praticamente arrivammo a questa sala 600 e ci fu una... Proprio nello scendere dello scalone, diciamo, ci fu il dirigente dell'iniziativa che dice, ma chi è che commenta queste diapositive? No, perché noi avevamo precedentemente inviato. E allora, proprio in quel momento, mia moglie scende e quindi analizza, diciamo, e declama di quanto avevamo inviato, insomma, la descrizione di queste. Ma comunque la nascita del diciamo, perché ho detto che è nato nel 46 con 90, ma ancora nel 90, 89-90, deve essere per una questione burocratica, eccetera, deve essere rinnovato questa sottosezione. E quindi viene rinnovata e viene rinnovata, appunto, protagonisti di questa fondazione siamo stati il conte Filangieri un'altra volta, mia moglie Giulia, con la quale avete scritto dei libri coerenti, esatto, sempre, appunto io, poi Salvatore Capasso, insomma, in 5-6, ma con altri numero, esponendo un bel numero di soci, insomma. E infine, non perché sia meno importante, parliamo di questo libro Fiori, esatto, sul Matese, esatto. E poi dopo parliamo anche di questo importante calendario che diventa importante per un solo fatto, io lo dico, perché quest'anno è stato presentato, cioè per me è stata una sorpresa, cioè vedo che i giovani ci stanno seguendo, infatti da che eravamo un pugno di persone, diciamo,
Adesso la sede del CAI è animata da 250 iscritti, insomma, quindi è una cosa questa molto bella. C'è un ringiovanimento della sezione, e non solo, ma anche una crescita, diciamo, della sezione, insomma, dei soci, e quindi un piacere. E appunto una ragazza ha voluto dedicare questa scritta di mia moglie, che aveva Giulia D'Angelio, esatto, che aveva dato che ha dato impulso, proprio maggiore impulso a questa iniziativa, insomma. Ma non solo, ecco, sembrano delle cose, ma sono tante iniziative che abbiamo portato avanti. Ecco, ad esempio, questo è un altro libricino che abbiamo fatto per il comune di Letino, dove annunciamo che ci sono delle possibilità di economiche che si possono creare con il territorio. Spesso noi dimentichiamo che attraverso la storia e la conoscenza del territorio si possono creare, quindi, con un sistema economico che deriva anche da un lavoro ecologico, insomma. Queste due parole devono sempre viaggiare insieme per avere, ecco, oggi si sta parlando del parco, della consulta del parco, che pure è nata grazie anche alla presenza del CAI, e questa è un, trovo che, però purtroppo i politici non sempre ci capiscono, insomma. Spero che un giorno ci rincontriamo. Ma assolutamente, ho piacere, perché trovare un giovane così aperto alla informazione, perché, diciamo la verità, l'informazione è quella che poi, specialmente oggi con i media, eccetera, è quello che aumenta la quantità di dati, e quindi questa apertura all'ambiente, insomma. Ci sarebbe tanto da dire, certo, però purtroppo il tempo no. Le auguro una buona giornata. Grazie, e buona giornata a te.